Nessuno è più buono dell'altro, nessuno è più produttivo degli altri, ma sono tutti tesi a un obiettivo, quello di farci lavorare e non lavorare per loro, di farci pagarci tutti i nostri servizi, servizi che nel frattempo diventano sempre più scarni, sempre più miseri, sempre più poveri. E di questi giorni ha deciso di esternalizzare tutta una serie di servizi e per l'intanto di svuotare il patrimonio pubblico rendendo alienabili, rendendo vendibili, cioè svendibili a poche lire, a pochi euro, tutte le edilizie e le strutture sanitarie pubbliche. Per fare che cosa? Per dare ai privati che poi li affitteranno al pubblico a un prezzo secondo di due volte il triplo in affitti e svendere nel contempo anche quei servizi per renderci sempre meno tutelati, sempre più in qualche modo dipendenti e succubi di queste loro decisioni, di questa loro fama di denaro, di potere e di voler continuare in queste condizioni. Ebbene, oggi abbiamo detto un primo no, l'abbiamo già detto a Roma con la manifestazione di No Monti Dai e oggi vogliamo continuare, vogliamo che sia il primo momento in cui insieme a tutti i popoli d'Europa anche l'Italia dice la sua e lo dice nel modo più netto e più chiaro possibile. Oggi insieme ai lavoratori italiani, agli studenti, ai senza casa, a quelli che tutti quelli che hanno problemi, e sono tantissimi, sono la stragrande maggioranza, perché questo governo dà sempre problemi a tutti, sono scesi in piazza insieme ai lavoratori della Spagna, del Portogallo, della Grecia. È una cosa importante, ma ancora questo non è ancora sufficiente, bisogna che tutti i popoli d'Europa, indipendentemente che siano i più colpiti o i meno colpiti da questa crisi e da questa politica dell'Europa, delle banche, dei padroni, sia tutta insieme, sia tutta tende a mettersi insieme e a prefigurarsi degli obiettivi minimi all'inizio, ma che poi diventino un qualcosa su cui possiamo finalmente dire ce l'abbiamo fatta, questo non gli abbiamo permesso, questo tutti insieme abbiamo contribuito a bloccarlo. Adesso io credo che sia bene che i lavoratori delle varie situazioni vengano a prendere le parole, a dire cosa stanno facendo in questi giorni. Solo per dirne una, e chiamo loro per esempio a parlare, i lavoratori della Valle di Susa sono in questo momento estremamente sotto la scure dei tagli occupazionali. Se non facciamo niente, se non combattiamo, rischiamo che le più grosse fabbriche della Valle di Susa vengano dimezzate nella popolazione occupazionale. E questa è una battaglia che si sposa immediatamente con la difesa del territorio, contro la militarizzazione, contro tutte quelle che sono le sporcherie che stanno facendo in quel territorio.